Ciao a tutti da streamarte.com, quest'oggi andiamo a fare il video unboxing di queste nuovissime cuffie di Nuntech. Nello specifico stiamo parlando delle Zoro 2HD. Andiamo ad analizzare la confezione e poi andiamo a vedere come sono fatte nel dettaglio le cuffie stesse. Nella parte frontale della confezione cosa troviamo? Troviamo un'immagine delle cuffie stesse nella colorazione blu, come troveremo le cuffie all'interno della confezione. Non so se questa immagine cambia a seconda della colorazione delle cuffie. Nel nostro caso corrisponde, in quanto sono blu qui e anche dentro troveremo blu. E sopra troviamo il nome delle cuffie, Zoro 2HD. E al di sotto troviamo invece alcune diciture sulle cuffie stesse e più in basso troviamo il logo dell'azienda. Come possiamo vedere, la confezione presenta un'apertura al libro. Nella parte destra troviamo una piccola finestrella che ci permette di vedere le cuffie e inoltre più in basso abbiamo alcune specifiche tecniche scritte in varie lingue, tra cui l'italiano. Sopra invece troviamo le quattro variazioni di colore che è possibile scegliere per queste cuffie, mentre a sinistra abbiamo una didascalia che ci spiega le varie caratteristiche specifiche della cuffia stessa. E in basso le specifiche scritte in altre lingue. Girando invece la confezione, cosa troviamo? Troviamo sempre l'immagine delle cuffie, anche se messe in una posizione diversa, il nome delle cuffie stesse e alcune certificazioni sul prodotto. Mentre sui lati non troviamo niente di interessante a parte il nome delle cuffie e i vari loghi dell'azienda, che ha scelto per la confezione un design molto pulito. Aprendo la confezione troviamo le cuffie riposte all'interno di questa scatola in cartone rigida, le mettiamo un attimo da parte e al di sotto cosa troviamo? Il bundle che accompagna questo prodotto. Abbiamo un piccolo opuscolo che ci fa vedere tutti i prodotti che sono prodotti da questa azienda, Nuntech. Poi abbiamo il cavetto delle cuffie in quanto è staccabile, quindi non è fisso, e poi abbiamo il sacchettino in velluto per riporre le cuffie. Purtroppo non è materiale rigido, quindi non previene danni da urti in caso di trasporto delle cuffie. In quanto sono on-ear e molto piccole, sarà il loro impiego principale, quindi avremmo preferito avere una custodia rigida. Mettiamo da parte il bundle, facciamo vedere il cavetto prima delle cuffie. Ah, il cavetto è in colorazione blu come le cuffie stesse. Abbiamo dei jack con il logo Nuntech sul finale. Riesco a farlo vedere. E sono placcati in oro i jack. A quest'altra estremità abbiamo il bottoncino per stoppare la musica, eccetera. E qui abbiamo il microfono per le chiamate. E dall'altra parte il stesso identico jack audio da 3,5. Prendiamo le cuffie. Come possiamo vedere, nella confezione arrivano già ripiegate, in quanto sono completamente foldabili, e poi estendendole e sentendo questo scatto prendono la loro forma definitiva. Come possiamo vedere hanno una colorazione blu abbastanza particolare, un blu mare, con inserti in colorazione argento e con l'interno in un azzurro più chiaro. Allora, come possiamo vedere sul padiglione abbiamo il logo Nuntech circondato da questa placchetta che al tatto sembra metallo, ma non sono certo al 100%. Più in alto abbiamo questa fascetta in colorazione grigia con il nome delle cuffie, mentre nella parte superiore abbiamo il logo Nuntech, molto bello a vedere. Nella parte inferiore invece cosa abbiamo? Su quest'altra cuffia non abbiamo nulla, mentre su quest'altra abbiamo l'ingresso per il jack audio del cavo. Abbiamo i padiglioni che sono leggermente flessibili,
sia in orizzontale sia in verticale, e quindi ci permetteranno di avere una posizione ottimale per le nostre orecchie. Anche se abbiamo già provato queste cuffie per un po' di ore, essendo on-ear danno fastidio dopo un'ora e mezza di ascolto di musica, in quanto vanno a premere abbastanza sulle orecchie, anche se col tempo diventeranno sempre più flessibili e questo inconveniente andrà a scomparire. L'imbottitura è realizzata in ottimo materiale, molto morbido, ed è ricoperta in pelle, non in tessuto. All'interno invece abbiamo del tessuto che va a ricoprire l'auricolare. L'imbottitura dell'archetto è molto buona, molto morbida anche se non spessissima, però sulla testa sono molto leggere e quindi non richiede un'imbottitura molto corposa, in quanto essendo molto leggere, cioè, le sentiremo a malapena. Andiamo a vedere le rifiniture che sono ottimamente realizzate. Su questa parte abbiamo la lettera L che ci segnala che questa parte è dedicata alla parte sinistra della testa. Abbiamo una piccola scritta qui che riporta che il prodotto è progettato in, vediamo se riesco a leggere, è progettato addirittura in Italia. Non lo sapevo, è prodotto in Cina e qui abbiamo due piccole viti che tengono insieme tutto il meccanismo. Allora, vi faccio vedere in conclusione tutto il bundle che arriva con queste cuffie. Allora, per concludere, vi do le specifiche tecniche di queste cuffie che almeno sulla carta sembrano davvero ottime. Allora, la tipologia di auricolari è dinamico, come quasi tutte le cuffie, l'ingresso jack è da 3,5 e le dimensioni dei driver sono da 40 mm, mentre il range di frequenza è da 13 a 26 Hz, quindi almeno sulla carta hanno un range molto elevato, soprattutto questa fascia di prezzo che è 99 € su Amazon. Abbiamo una sensibilità di 104 decibel e un'impedenza di 32 ohm, quindi anche per l'utilizzo con smartphone e lettori MP3 non avremo problemi, in quanto l'impedenza non è molto elevata e la lunghezza del cavo è di 1,2 m, mentre le cuffie pesano solamente 164 grammi, quindi il peso di uno smartphone moderno. Quindi con questo concludiamo il nostro video unboxing e vi rimandiamo agli altri video unboxing e video recensioni che troverete sul nostro canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!